ragazzi, benvenuti nel canale TecnoAlex73. Finalmente è arrivato l'assistente di Google, che si chiama Google Home. È un oggetto che va collegato alla corrente e alla rete Wi-Fi di casa, e tramite l'applicazione ci si abbinano tutte le cose che abbiamo smart in casa per gestirle con la voce. Insieme al device qua è già inserito, già compreso di assistente di Google, con la traduzione già in italiano, che non è proprio al massimo, ma diciamo che è ancora un po' acerba, però hanno garantito che man mano che si usa lui impara tutti i vocaboli e va in continuo aggiornamento. Allora facciamo l'unboxing e vediamo cosa contiene la scatola. Dobbiamo tagliarci. Ok. Dovrebbe essere così, sì. Allora, il Google Home, questo qua, che di serie arriva grigio, ma si può avere in più colori. Poi, la base della scatola. Poi, manuali, istruzioni, prima accensione, configurazione e garanzia, che non mancano mai. Mettiamo qua. E trasformatore con il cavo per l'alimentazione. Ok, vediamo com'è fatto. Allora, plastica liscia e satinata, però bello gripposo al contatto, liscio. Sopra abbiamo un touch che dovrebbe servire per il volume, se non mi ricordo male, due microfoni. Sul davanti abbiamo il simbolino di Google, altro microfono, tasto accensione e spegnimento, se tenuto premuto qualche secondo, se no, se si preme velocemente, sostituisce il tasto mute del telecomando, diciamo, del televisore, per capirci. Poi già abbiamo, vabbè, il pezzo in stoffa colorato che è sostituibile con altri colori che si possono trovare anche su Amazon. Poi abbiamo, vabbè, le quattro casse all'interno, e sotto abbiamo l'ingresso per il jack del caricabatterie per l'alimentazione, e poi una porta micro USB che non so cosa possa servire, messa così. Lo vedremo, ci sarà scritto, perché messa qua, una volta che è chiuso, cosa ci possiamo mettere? Mistero, ma lo scopriremo. Ok, adesso non mi resta che fare la prima configurazione, scaricare l'applicazione, perché funziona con l'applicazione sullo smartphone, dove ci si può abbinare qualsiasi cosa, ci si può abbinare televisore, le luci, poi non so, i vari smartphone chiaramente, non so, qualsiasi altra cosa di wifi che uno ha collegato sulla stessa rete di casa la può gestire con questo attrezzo qua, vocalmente. E niente, adesso farò queste cose qua, farò la prima accensione, la configurazione, e poi ci rivedremo al prossimo video con il funzionamento del Google Home. Per ora ragazzi, mettete tanti pollicioni in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!